È dal dicembre del 2009 che le secche della Meloria davanti al porto di Livorno sono diventate area protetta. Questo significa che ci sono delle regole ben precise da seguire al fine di tutelare l'ecosistema marino. È l'ente parco di Migliarino San Rossore in Massaciuccoli che gestisce questa zona e che si è fatto da intermediario tra le proposte del Comune e il Ministero dell'Ambiente per trovare la giusta convivenza tra i livornesi e la salute di questo specchio di mare. Ma facciamo un passo indietro. Per sostare alla Meloria, essendo un'area marina protetta, dallo scorso anno si deve pagare un'autorizzazione, che può essere giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Prendiamo l'esempio di un intero anno. Per gettare l'ancora, chi è residente a Livorno paga un contributo di 10 euro, stesso importo per i non residenti con una imbarcazione inferiore ai 10 metri. Chi supera questa dimensione pagherà 20 euro all'anno. Per fare le immersioni i residenti versano un contributo annuale di 30 euro a fronte di 40 per i non residenti. Il Ministero però fa un passo indietro su due punti. Il primo è legato alle autorizzazioni che devono essere strettamente personali. Queste non si tramandano, si fa per dire, di padre in figlio. In sostanza, se in famiglia si possiede un'unica imbarcazione, l'autorizzazione è una nominale e i familiari non possono usufruirne. Il secondo punto è legato alle immersioni. Non si può gettare l'ancora dove ci si immerge per evitare danni al fondale. Se da una parte le regole del Ministero non esaudiscono appieno le esigenze dei livornesi, che dal 2023 devono pagare per usufruire di un luogo sempre stato libero, c'è da ricordare un aspetto non secondario. I soldi recuperati dalle autorizzazioni, 49.000 euro nel 2023, vengono reinvestiti dall'ente parco, che ha un unico scopo: preservare l'area marina protetta soggetta a monitoraggi ambientali che hanno un costo di decine di migliaia di euro all'anno.